in collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana. Ultima boccina costa nel combinato per Juri Kozic sul 24 pari, la possibilità di aggiudicarsi l'incontro. Non entra nel cerchio neanche con questa, quindi l'incontro termina sul 24 pari, un punto per parte. Mentre nella coppia Simone Nari che va in accosto, finisce con l'accosto di Simone Nari non riuscito, quindi si aggiudica l'incontro per 7-5. La BRB con Ballabene Jančić ci porta sul parziale di 3-1. Si aggiudica l'incontro la terna della BRB con De Regibus, Cavagnaro e Ferrero, che per 9-6 si portano sul parziale di 5-1. Grosso che va in accosto con la sua ultima boccia. Due punti per Grosso che si porta sul 7 pari, quindi parziale dell'incontro 6 per la BRB, 2 per la Perosina. 25 secondi al termine, 52-47, adesso sono 53-48, 54-49, fallisce adesso Grosso, Leo Bernic colpisce con la macchina da guerra. E finisce l'incontro con 56. Finisce l'incontro con la vittoria della Perosina Bulenciel 56-49. Leo Bernic, Alessandro Longo contro Lele Ferrero e Daniele Grosso. Risultato parziale dell'incontro BRB 6. Perugina 4, Daniele Grosso sul pallino da 5 punti, lo colpisce, stupenda prova di Grosso che si aggiudica l'incontro con 25, Ferruglio sul pallino da 5 punti, lo fallisce e resta fermo sul 27-16, Manolino sul pallino da 5 punti, lo fallisce, la prova termina a vantaggio di Grosso che si aggiudica l'incontro 25-10. Jančić sul pallino da 5 punti, lo colpisce e si porta 21-27, si aggiudica l'incontro quindi Ferruglio per 27-21, ma per la somma di differenza punti tra i due tiri tecnici il punto in palio va a favore della BRB Ivrea. Dopo i due tiri tecnici, quindi per la somma di differenza punti tra i due tiri tecnici, la BRB si porta in vantaggio per 9-6. 22 secondi. 22 secondi. 4. Ancora. Ha colpito, dovrebbe aver o eguagliato il record o superato, adesso vi daremo risalto. Comunque prova vinta dalla Perosina che si porta col risultato parziale 9-8. Si ferma a Longo quando mancano 40 secondi al termine, continua ancora adesso dopo il passo, è solo la corsa
di fatto è terminata, gioca da fermo e colpisce sicuramente partendo da fermo, mentre il vantaggio adesso è di 39 a 33, 40 a 34, 41, 42 a 34, 9 secondi al termine, l'ultima, finisce la prova 34, finisce 42 a 34 per Lele Ferrero, quindi il risultato parziale dell'incontro BRB 10, Perosina 8. Bocciata partita nella prima coppia per Emanuele Bruzzone, la colpisce, quindi si aggiudica l'incontro per 13 a 5 la BRB con Emanuele Bruzzone e Lele Ferrero su Ferruglio e Nari. Punteggio parziale dell'incontro BRB 12, 8 per la Perosina. Finisce l'individuale tra Kojak e Jancic, si aggiudica l'incontro per 13 a 4 Kojak e quindi porta il risultato parziale sul 12 a 10 per la BRB. Carlo Ballabene in bocciata nell'individuale, bocciata partita, se la colpisce a partita, fa 3 punti e si porta niente meno che a 14 a 5, si aggiudica l'incontro, quindi la BRB si aggiudica anche la sfida con la Perosina, al momento 14 a 10. Va in bocciato Pastra nel tentativo di riuscire a fare ancora una mano quando scade il tempo. Si aggiudica l'incontro per 5 a 3, la coppia della BRB, Grosso De Regibus su Longo e Pastre, quindi il risultato finale dell'incontro è BRB 16, Perosina 10. Campionato Bocce Serie A, risultati 18ª giornata, Borgonese Chiavarese 17 a 9, BRB Ivrea La Perosina 16 a 10, Gaglianico Ferriera 16 a 10, Mondovì Noventa 16 a 10, Pontese Belluno 15 a 11. Classifica BRB Ivrea La Perosina 30, Gaglianico 28, Borgonese Pontese 20, Belluno 17, Ferriera 14, Noventa 10, Chiavarese 8, Mondovì 3. Abbinamenti Final Four del 6 aprile ad Alassio in provincia di Savona, BRB Ivrea Borgonese, La Perosina Gaglianico. Abbinamento play-out del 30 marzo a Noventa di Piave, Noventa Chiavarese. La perdente sarà retrocessa in A2. In collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana.